Ricordo ancora perfettamente quella notte di giugno del 2015. Faceva caldo. Mi stavo rigirando nel letto da ore e di dormire non ne volevo proprio sapere. Mi alzai e barcollai letteralmente verso la cucina. Tirai fuori una bottiglia d'acqua ghiacciata e me la passai sulla fronte per rinfrescarmi le idee. Poi accesi il computer. Devo ammetterlo, non ero un grande appassionato di YouTube. Ogni tanto mi capitava di guardare qualche video, ma erano per lo più clip che mi passavano gli amici. Io preferivo leggere libri, vedere documentari, leggere riviste. Però quella notte, quasi trasportato da una forza sconosciuta, finì su quella piattaforma. Poi, tra i correlati, vidi il video di uno youtuber argentino, Dross. Capì subito che sul suo canale avrei trovato pane per i miei denti. I suoi temi preferiti erano tutti legati al mistero e io, come ben sapete, nei misteri ci sguazzo. Guardai alcuni dei suoi video e, senza rendermene conto, nella mia testa prese forma un'idea. Perché non aprire un canale tutto italiano dedicato alla mia più grande passione? Il mistero, per l'appunto. Ciò che nessuno è in grado di capire o spiegare. L'inspiegabile. E quella stessa notte iniziai l'avventura. L'apertura di un canale che 5 anni dopo, da una semplice passione, è diventato il mio lavoro principale, un motivo di orgoglio e una parte importantissima di me. E non avete idea della gioia di essere qui, oggi, a celebrare con voi un altro grande traguardo. 700.000 iscritti. Un numero imponente che mette quasi soggezione. È arrivato il momento di farvi un piccolo regalo. Questo speciale, che spero vi faccia sorridere, sorprendere e, perché no, emozionare, lo dedico a tutti quelli che hanno deciso di seguirmi e soprattutto a coloro che lo fanno da tantissimo tempo e con un affetto enorme. I ringraziamenti non saranno mai sufficienti, perché grazie a voi che ho potuto realizzare il mio più grande sogno, quello di dedicarmi al 100% a quello che mi fa più felice, raccontare storie e sapere che qualcuno li ascolta con passione. Benvenuti al mio speciale 700.000 iscritti. Ciao ragazzi e benvenuti a questo speciale 700.000 iscritti. Ah, 700.000 iscritti, io non so neanche quantificarli, sinceramente. Vi ricordate quando ho fatto lo speciale per i 100.000 iscritti? Avevo detto che più o meno era lo stesso numero di abitanti che aveva la mia città d'origine, Bolzano. Adesso dovrei pensare che 7 volte il numero di abitanti di Bolzano. E già a quel punto non riesco più a quantificarli realmente. 700.000 sono un numero impressionante di persone, soprattutto per un canale come il mio. Non avrei mai creduto di arrivare a questo punto, però ci sono arrivato grazie a voi. E beh, ormai i ringraziamenti li ho già fatti all'inizio del video, però voglio rifarli. Un grazie a quelli che mi seguono da poco, da quelli che mi seguono da meno poco e da quelli che mi seguono da sempre, che ce ne sono moltissimi che io non so come fanno ad essere ancora lì dopo 5 anni. Grazie a tutti. Bene, la sentite questa musichetta allo stile detective? Sembra un po' cartone animato. E voi vi chiederete: ma perché hai messo una cosa di questo genere nel tuo speciale? Beh, un motivo c'è, chiaramente, è perché io sarò la persona a cui farete il terzo grado oggi. Già sapevate che lo speciale sarebbe stato un botta e risposta alle vostre domande più originali e io ne ho scelte anche più di 10. Avevo detto che ne avrei scelte 10, però poi ho visto che
10 magari erano troppo poche, alcune possono essere risposte abbastanza velocemente, quindi ne ho scelte qualcuna in più. Bene, io direi che possiamo iniziare e cominciamo con la domanda di Salvo Finiarel Mazzei. Ciao, lungi da me il sembrarti polemico, perché è certamente l'ultimo dei miei intenti. Ti seguo da molto tempo, prima non ti mostravi al pubblico e col passare dei mesi hai adottato tanti piccoli accorgimenti che ti hanno aiutato a farti seguire da più gente. Ottime scelte a mio avviso. La domanda è, la tua mimica facciale, il gioco con le sopracciglia, gli sguardi, i sorrisi eccetera, fanno parte del tuo normale modo di esprimerti o è uno stratagemma per catturare meglio l'attenzione dei tuoi follower, me compreso? No, allora, sì e no. Vi spiego subito a cosa mi riferisco. Sì, perché io sono molto espressivo. Quando parlo, sono sempre stato espressivo e lo faccio in qualunque momento della giornata, anche quando sono a casa, no? Anche quando sono da solo. Il fatto di usare molto la mimica facciale è una cosa che mi viene però dalla mia formazione teatrale. In effetti a teatro si usa moltissimo la mimica facciale. Forse quando sei davanti a una telecamera non lo dovresti fare tanto, ma quando sei a teatro è importante perché la gente ti deve vedere da lontano, no? Deve capire esattamente l'espressione che stai facendo. Si vede che mi è rimasta da lì. È vero che magari la mia mimica facciale è abbastanza pronunciata, però non è neanche forzata. Passiamo alla domanda di Sio88. Hai mai considerato a questo punto di candidarti come nuovo doppiatore di Winnie the Pooh di Disney? Oh rabbia! No, non ci avevo mai pensato. A parte che io non riesco ancora adesso a sentire questa similitudine, però me lo state dicendo tutti, quindi boh, il giorno che il doppiatore di Winnie the Pooh si stancherà o se ne andrà in pensione, proverò a chiedere. Cioè, male non fa, no? So che volete che lo dica di nuovo. Oh rabbia. Passiamo alla prossima domanda. È la domanda di Clyde Memes. Ti saresti mai aspettato tutto questo successo? Beh, a questa domanda in verità ho già risposto prima. No, non me lo sarei mai e poi mai aspettato. Domanda di Frastep. Durante la tua vita ci sono stati dei periodi particolarmente bui e o di depressione che hai vissuto? Se sì, come li hai superati? E qui è una domanda che mi tocca nel profondo e l'ho scelta proprio perché avevo detto di farmi delle domande anche che mi avrebbero messo un po' in difficoltà o avrebbero tirato fuori una parte un po' più intima, no? Allora, ci sono due momenti della mia vita che sicuramente hanno avuto un grande peso, sono stati molto difficili. La prima è stata la morte di mio padre, avevo solo 10 anni e quindi potete immaginare, è stato un trauma terribile, e l'altra è successa recentemente. Non ne ho parlato con nessuno, soprattutto con voi. Oddio no, ne ho parlato chiaramente con i miei familiari, con i miei amici, ci mancherebbe. Però non è una cosa che dico così spesso e non la voglio gettare ai quattro venti, però credo che alla fine faccia parte della vita. Mi sono divorziato 5 mesi fa e sono ancora in processo di, boh, chiamiamolo lutto, no? Però è un ricostruire, pian piano, e la vita va avanti, giusto? E quando si è convinti che è stata la scelta giusta, che sia stata fatta da una parte o dall'altra, non importa, eh? E qui non andrò adesso a raccontare la mia storia, non vi dirò se sono stato io, o vabbè, no, lasciamo perdere, cioè io non voglio entrare più nel dettaglio, ma voglio solo dire che questo è anche un fatto molto molto traumatico della mia vita e che comunque è ancora in processo. La prossima domanda è di Alice Gerini. Se tu fossi uno dei tuoi video, quale saresti? Domanda difficile perché sono tutti bellissimi. È una domanda bellissima
e non ho voluto neanche pensarci troppo. Ho pensato, rispondo nel momento in cui la domanda mi viene fatta, così sarà più spontanea. Però è difficile. Allora, io potrei essere o tutti i video dove si parla del Titanic, perché io sono un grande, grande appassionato del Titanic e ho visto documentari, ho un sacco di anche documentari non ufficiali, no? Su quello che è stato il disastro, su quelle che sono le varie teorie del complotto. Quindi tutti i video che ho fatto su Titanic li sento molto miei. Se invece dovessi dire un video recente nel quale posso in qualche modo identificarmi, allora direi Il bambino demoniaco di Hull House. L'ho dovuto guardare perché non mi ricordavo il nome, però perché? Non tanto per la storia in sé, ma perché in fondo un po' bambino demoniaco mi sono sempre sentito. Non so se avete capito, ma vabbè. Andiamo avanti. La prossima domanda è di Gianluca Genna. In verità sono più domande, una raffica di domande, ma le ho tutte raccolte in una perché sono facilissime da rispondere. Quindi farò la domanda e mi darò subito la risposta, ok? Ti sei trasferito in Spagna perché agevola con le tasse il tuo lavoro di YouTuber? No. Hai un canale dove parli solo in spagnolo? No. In Spagna fai anche eventi per incontrare i tuoi follower? No. Quello che riesci a guadagnare con il canale supera uno stipendio medio italiano? Sì. Quando hai deciso di intraprendere questo lavoro, la tua famiglia ti ha supportato fin da subito? Beh, questa risposta è un po' più complessa, nel senso che quando ho iniziato, per me era un hobby, come lo è stato per tutti all'inizio. Nel momento in cui questo hobby mi ha dato da vivere, beh, allora lì la mia famiglia cosa poteva dire? Vai avanti, complimenti. Quindi diciamo che dall'inizio non c'è stato questo problema. La prossima domanda è di Raffaella. Fatti una domanda e datti o dacci una risposta. Ciao l'inspiegabile. Bello. Bello farmi una domanda e darmi una risposta. Ci sarebbero tantissime domande che vorrei farmi, autofarmi, però cerco di farne una originale, ok? Se avessi una macchina del tempo, a che epoca della mia vita ritornerei e perché? Se avessi la macchina del tempo, tornerei probabilmente alla fine della quinta superiore, cioè alla fine della maturità. E perché questo? Perché forse adesso avrei avuto il coraggio di fare, cioè di seguire la carriera che avrei sempre voluto seguire in fondo. Mi sarebbe piaciuto essere un medico. Quando sono arrivato a quella conclusione era ormai troppo tardi, ma era ormai troppo tardi perché, cioè non è mai troppo tardi per intraprendere una carriera, ma se mi mettessi a studiare medicina adesso che senso avrebbe, no? Quindi tornerei a quell'epoca e farei il gran passo. Soddisfatti? Sì. La prossima domanda è di Mad Max 78 Tesla. A me impressiona la qualità del montaggio dei video. Domanda: in quanti siete a lavorare? Risposta: ci sono solo io. No, se parliamo di montaggio video, solo io. E adesso c'è anche una ragazza, Mara, tra l'altro Mara, un bacione. Scusa, avrei dovuto farlo fin dall'inizio, ma lo dico adesso. Mara è la mia nuova collaboratrice. È quella che mi aiuta nel dietro le quinte a cercare i temi di cui parlare, a scrivere anche alcuni dei pezzi, dei video. E quindi è il mio braccio destro, insomma, è diventato il mio braccio destro. Mara è una persona meravigliosa, io ti adoro e lo sai. Scusate, ma questa cosa ci voleva proprio. E quindi, in quanti siete a lavorare? Se parli di montaggio video, solo io, e grazie per i complimenti perché non è facile. Invece se parliamo di lavoro in generale, quindi temi, testi, eccetera, lì c'è anche Mara che mi aiuta. La prossima domanda è di Sara R. Le tre esperienze che non ti sei mai saputo spiegare e se c'è qualche caso di cui non hai voluto parlare per rispetto o paura. Non so se qui, parlando di esperienze, ti riferisci a temi che io ho trattato. Credo che questa sia la domanda, più o meno.
E tre esperienze che non ti sei mai saputo spiegare, ma ce ne sono tantissime in verità. Tutto quello che è paranormale, anche se magari cerco di spiegarlo logicamente, nel fondo non riesco a spiegarmelo, no? Se fosse vero quello che racconto, allora sì, non saprei come spiegarmelo. Quando parliamo invece di video di mistero puro e duro, come i misteri, per esempio, di patologie umane o di casi medici che sono reali, però non si riescono a spiegare, allora lì sì che rimango proprio basito. Quelli sono forse i video che mi fanno rimanere più, non so, senza risposte, no? Un po' con il puntone di domanda sulla faccia. E invece, un argomento che non ho voluto trattare per paura o rispetto c'è, ed è l'11 settembre. E me l'avete chiesto 200 miliardi di volte, e io per 200 miliardi di volte ci ho riflettuto sopra. Alla fine però ho deciso di non farlo perché è un argomento molto delicato. La mia idea è molto radicale, nel senso, non sono un complottista, ma in quel caso sono sicuro che ci sia un complotto dietro, ma so anche che ci sono tantissime persone che sono contro quest'idea e avrei potuto rischiare raccontando qual è il mio punto di vista. Voi potreste dirmi, ma devi rischiare, no? Avete ragione, dovrei rischiare, ma quello è proprio un tema che non mi sento di toccare, anche perché ha delle implicazioni molto forti, ci sono state tante vite in gioco e no, non voglio proprio trattarlo. Domanda di Salvatore Indelicato. Inspiegabile, qual è la tua più grande paura? A questa domanda forse avevo già risposto in un altro vlog, ma mi sembra interessante. La mia più grande paura è quella della solitudine. Della solitudine in generale, oppure di diventare vecchio e non avere nessuno accanto. Nella mia famiglia, i miei amici, e dover vivere gli ultimi anni della mia vita in completa solitudine. La solitudine è il mio mostro personale. Non ci voglio neanche pensare proprio. Domanda di Sonia Zampieri. Ti permettessero di traslocare nel tuo mondo ideale insieme a una persona cara? Chi sarebbe? Perché? E come sarebbe questo mondo? Mi è piaciuta tantissimo questa domanda, potrei parlare mezz'ora, ma cercherò di ridurla, insomma, in pochi minuti. Intanto la persona che porterei con me, scusatemi tanto, ma sarebbe mia madre. Sì, perché mia madre è l'unica persona che veramente mi amerà, sempre e comunque. So che in questo momento della mia vita vi ho appena detto che mi sono divorziato, forse dire una cosa del genere è abbastanza normale, o forse no. Però è vero che mia madre è un punto di riferimento che qualsiasi cosa succeda lei ci sarà, e il suo amore anche. Quindi mi porterei lei con me, e il mio mondo ideale come sarebbe? Beh, il mio mondo ideale, guarda, sarebbe come questo mondo, ma senza le schifezze tipiche di questo mondo. Quindi inventatevelo anche un po' voi, il vostro mondo ideale. Se arrivate a quel mondo ideale, allora è anche il mio. Non so se ci siamo capiti. E perché? Perché mi porterei mia madre o perché sarebbe così quel mondo? Beh, credo che la domanda sia soprattutto sul mondo, no? Perché sarebbe come questo mondo ma senza le schifezze? Perché tanto non ho bisogno di niente di più. Io non ho bisogno di un mondo artificiale o un mondo fatato. No, io ho bisogno di questo mondo come lo vivo ora, ma senza la sua parte oscura, no? Poi alla fine nel mondo ci sarà sempre una parte oscura, ma nel mio mondo ideale non ci sarebbe questa parte oscura. Vabbè, insomma, ho fatto un po' di casino, ma mi avete capito, no? Siamo alle ultime due domande. La penultima domanda è di Esther Procopio? Procopio? Non lo so. Vabbè, comunque. Ultimamente ho visto molti canali di mistero chiudere i battenti, anche a causa della nuova rigida policy di YouTube che non monetizza i contenuti safe. Hai mai pensato di lasciar perdere? Hai mai provato momenti di forte sconforto relativi a questo cambiamento? Seconda domanda? No. Mi limito alla prima domanda, ok? Perché altrimenti diventa troppo lunga. Perché la seconda domanda era
Qual è lo youtuber di mistero che stimi di più? Ma questa è anche una domanda a cui ho risposto moltissime volte, quindi preferisco concentrarmi sulla prima. Allora, se ho pensato di chiudere il canale, tantissime volte, soprattutto nel periodo più nero di YouTube, quello della Adpocalypse, dove non si guadagnava assolutamente nulla, e voi sapete che comunque con un lavoro del genere, come fare un video, come stare dietro ad un canale di questo tipo, beh ragazzi, farlo gratis o quasi gratis, sì, ci sono quelli che dicono ma devi farlo per passione, però è anche vero che la passione fino a un certo punto, perché io dovevo comunque investire il mio tempo nel lavoro, perché altrimenti non mangiavo, non portavo avanti, no, la mia famiglia. E quindi quello è stato il momento più duro e lì sono stato sul punto di chiudere i battenti. Poi però mi sentivo così affezionato al canale che non me la sono proprio sentita e ho continuato con il contagocce, vale dire che facevo un video ogni 10 giorni più o meno, però l'ho portato avanti. E poi ha mai provato momenti di forte sconforto relativi a questo cambiamento? Se ho provato un forte sconforto di fronte al cambiamento di YouTube, in questo caso, cioè questa demonetizzazione di contenuti non family friendly, beh certo, assolutamente sì, anche perché ho dovuto cambiare un po', anzi un bel po', quelli che erano i contenuti del canale. Adesso la cosa è ricambiata, nel senso che ho un po' più di libertà, ma non così tanto come prima, però ormai io mi sono anche abituato a quello che vuole YouTube, no? Quindi non è più così difficile come prima, ma lo sconforto c'è sempre. Di fronte ai cambiamenti così repentini, come si fa a non sentirsi in qualche modo vittime di YouTube, no? Che però è anche il mezzo che ti dà da mangiare allo stesso tempo. È un rapporto di amore e odio con YouTube e c'è sempre stato. Arriviamo all'ultima domanda di Davide Peronti. Hai un canale che si chiama L'Inspiegabile, ma poi apertamente dichiari di essere scettico e i tuoi video finiscono sempre col tuo parere che sostanzialmente spiega sempre tutto o quasi. Mi domando come fai, essendo così razionale, a trovare sempre nuovi stimoli. Questa domanda l'ho lasciata per ultima perché è fantastica, una delle più belle che mi sono state fatte. E quindi complimenti, Davide. Scusa, ho dovuto guardare il tuo nome. E allora, come faccio a trovare sempre nuovi stimoli se sono così scettico? Ma in verità è proprio questo che mi stimola di più. Quanto più io sono scettico, più mi sorprendo nel trovare determinate cose, determinati casi o determinate storie che non riesco a spiegarmi. Quanto più rimango nel limbo di fronte a determinati argomenti o di fronte a determinate vicende, più mi sento stimolato all'indagare, no? All'indagare più in profondità. Quindi, cioè, io non credo che il mio scetticismo sia un limite, anzi, è proprio uno stimolo ulteriore. Almeno è così lo vedo io. E come faccio a avere sempre, cioè come posso trovare sempre nuovi stimoli? Beh, perché di misteri e di storie inspiegabili e misteriose ce ne sono veramente all'infinito. E domani ne potrà uscire un'altra, e dopodomani un'altra, e quindi non avrà mai fine. Bene ragazzi, io direi che lo speciale può finire qui, ma prima di concludere voglio darvi un piccolo regalo. Anzi, più che un regalo, voglio farvi una sorpresa. Una cosa che forse non vi aspettavate. Anzi, sicuramente non ve l'aspettavate, a meno che non mi seguiate anche sui social. Perché lì sì, avevo già dato un piccolo indizio. Stavo pensando di fare qualcosa di particolare per questo speciale 700.000 iscritti. E pensandoci ho detto, una cosa che non avete mai visto del mio lavoro è un po' il dietro le quinte. Però la parte più divertente, diciamo, del dietro le quinte. E cosa c'è di più divertente che i bloopers? Qualcuno magari non saprà cosa sono i bloopers, ma in Italia come le chiamiamo? Le papere? Le papere, sì, no? Le papere. Cioè gli errori, ragazzi, gli errori. Vabbè, adesso ho esagerato un po', no?
Ciao ragazzi, per raccontarvi il caso della puntata di oggi, dobbiamo spostare... Dall'adolescenza in poi la situazione peggiorò, tanto che David si diede... Madonna! Non ce la posso fare oggi. Dall'adolescenza in poi... Ah, cazzo. Esci e uccidi, comanda padre Sam. Avrebbe riferito David... Esci e uccidi... Ma cosa sto facendo oggi? Esci e uccidi, comanda... Sì. Ed ecco come è arrivato, ragazzi, nella calle. Ah! Come promesso, oggi vestirò i panni dello spiegabile. Oh, santa Maria. E una sala era piena di fotografie dal contenuto erotico. Ma tutte quelle foto... Cazzo è? Aspetta. Si pensò che potesse essersi... Madonna mia. Quindi, abbiamo un utente, Nexialist, che viene considerato... Madonna mia oggi, che... Agli esordi della... Sì, ma poi... No, ma non c'è posto... Ma che succede oggi? Dai! Su! Dai, su! Agli esordi della carriera di Justin... Non ce la faccio, porca... No, mi è venuta... Oh, la riderò, ragazzi. Dai, Luca. Gattini morti. Che sia o no un riferimento esplicito al Pizzagate, che come ripeto è stato smentito, questo è un altro conto. No. Questa frase detta così vuol dire una beata sera. Che sia o no un riferimento esplicito. Ok. Allora. Che sia o no un riferimento esplicito al Pizzagate. Dai, cazzo, l'ultima frase, miseria ladra. Il videoclip di... Agli esordi della carriera di... E mi sono pure morso la lingua, perché miseria. In effetti, quando Mara mi chiamò la settimana scorsa per raccontarmi la storia di questa donna... Oh, Luca... Allora... Non puoi registrare alle 7 di mattina. No. Dai, andiamo, va. Il suo dolore era comprensibile, ma è cresciuto a dismisura. No, ma questa scusa... No. Fermila! Questa è una dichiarazione. Ma. Allora... Nessuno la vedeva da almeno 3 anni. Ma sono stranezze comunque che in pochi sono riusciti a... Anche... Boh, sì, certo. E poi... Ma che storia... La prima volta che parlò in pubblico... No. Aspetta un attimo. Sono un po' agitato oggi, Si porta il materasso di notte in un incrocio perfetto. E al centro di esso... Bene ragazzi, io direi che a questo punto sì, possiamo concludere. Ma non voglio farlo se non... Da meno poco e da tantissimo tempo. Oppure fin dall'inizio. Me cago... Non prima di avervi fatto un regalo. O di avervi dato il vostro regalo. E, l'ultima volta... No... Non ce la faccio proprio a sto pezzo. Ok ragazzi, adesso sì, siamo arrivati alla fine. Se siete stati con me durante la premiere, vi ringrazio. Spero che vi siate divertiti anche per aver avuto la possibilità di parlare con me direttamente mentre dicevo queste cose così terrificanti che non mi avete mai sentito dire. Se non ci siete state alla premiere, spero che ve la siate goduta fino in fondo. E cosa dire di più? Grazie ancora, grazie per esserci stati,
grazie di esserci e grazie se ci sarete in futuro. E niente, noi ci vediamo, fatemi pensare, noi ci vediamo, ci vediamo domenica con l'ultima pillola della stagione dell'Inspiegabile, mi raccomando non perdetevela, anche perché sarà un po' un'indagine, ci sarà ancora un dietro le quinte, ma più a livello di indagine. Poi ci sarà una settimana di pausa perché anch'io ho bisogno di respirare e ricaricare le batterie e poi ritornerò alla fine di agosto, l'ultima settimana di agosto, con la nuova programmazione dell'Inspiegabile. E niente, un bacio a tutti e grazie ancora. Ciao ciao! Se ti è piaciuto il video, iscriviti al canale, lascia like o condividilo con i tuoi amici. Un saluto e al prossimo video dell'Inspiegabile.